e ne parliamo con dei personaggi che alcuni hanno scritto le pagine dello sport invernale e altri sono prossimi a scriverle e sicuramente si faranno apprezzare nei prossimi anni. Vado per ordine di vicinanza, quindi partiamo qui dalla mia destra. Buonasera Nicola Liviero, sì, snowboarder, giusto? Ok, quindi ecco, snowboard freestyle. Dopo raccontiamo bene di cosa si tratta. Subito dopo Nicola, un grande ex sciatore di fondo, fondista, Fulvio Borbusa. Ciao Fulvio. E poi da remoto abbiamo Alessandro Benussi, che è l'allenatore di Nicola Liviero. Ciao Alessandro, buonasera. E ultimo, ma non ultimo, da Cortina, Cristian Gadina. Buonasera Cristian, ciao. Buonasera, ciao ciao, ciao a tutti. Ben ritrovato, sempre un piacere rivederti. Allora, andiamo un po' così in ordine sparso. Da chi partiamo? Beh, partirei dal più giovane, dai, se mi permettete, da Nicola Liviero. Raccontaci un attimo il tuo sport, perché sì, è conosciuto, ma fa parte di quegli sport che in tanti dicono sport minori. Io ho abolito questa parola, sono quegli sport di nicchia che hanno bisogno più di visibilità. Direi sì, magari sport emergenti, Emergenza. emergenti che stanno crescendo tanto, le nuove generazioni li apprezzano parecchio e vediamo già nel resto del mondo, magari hanno una visibilità sicuramente maggiore che in Italia, però vedo che anche ragazzi, cioè al di là dei ragazzi della mia età, vedo per dirti c'è mio zio, apre Raisport, guarda e dice oddio, ho visto lo snowboard, quindi iniziano piano piano a vedersi, A ecco. entrare un po' nella Sì. mentalità sportiva italiana. Spiegami, beh, insomma, prima della connessione, no, si parlava così, microfoni spenti, come si svolge la vostra stagione? Allora, noi andiamo praticamente sempre, cioè diciamo l'unico periodo vero di pausa che abbiamo è a maggio, quando finiscono le nostre gare, verso fine aprile finiscono le nostre gare, però noi già da giugno ci alleniamo. Il nostro allenamento consiste poi anche d'estate, allenamento in palestra, però ci alleniamo anche su dei materassoni gonfiabili giganteschi e proviamo i nostri trick che poi faremo durante la stagione invernale negli Ecco, snowpark, ecco. trick, quindi sono tutte Trick, manovre, sono sì. manovre, salti, no? Per i più profani, salti. Ecco, ci sono dei coefficienti, cioè spiegami un attimino come si svolge, perché io ti parlo da profano e magari da casa ci ascoltano, è bello far capire come si svolge proprio Allora, parti da ragazzino, fai le prime capriole su tappeti elastici e tappeti elastici, poi provi le prime capriole in neve fresca, magari, e poi li porti sui salti. Sui salti, poi piano piano, è sempre una questione di obiettivi, no? E è quello anche per cui mi piace il mio sport, no? È un obiettivo continuo che continui a settare e è sempre più in alto. Ecco, diciamo, io ho un mio modo particolare, magari, di raidare, di Sì. snowboardare. Che mi pongo degli obiettivi che agli occhi degli altri magari sono grossissimi, cioè io punto a fare cose che nel mondo magari li conti sulle dita di una mano, la gente che ha fatto quelle cose lì. Però diciamo è quello che mi dà la soddisfazione e che mi porta avanti a fare quello che faccio. Bubo, obiettivi ambiziosi, beh, dopo andremo anche da Christian, però obiettivi ambiziosi bisogna porseli quando si fanno sport di livello. Tu obiettivi ambiziosi li hai anche raggiunti, Ma Nicola. allora sì, gli obiettivi arrivano anche da soli, perché ora alla fine dopo il tuo mestiere è quello di sciare, fare snow o fare discesa, quello, O far o fondo. far fondo, di conseguenza i tuoi obiettivi magari te li crei, ma non essendo magari in fuoriclasse come può essere stato insomma, Alberto Tomba, anche il Ghedo secondo me era abbastanza un fuoriclasse, nella sua Sì, pazzia era abbastanza un fuoriclasse, è già classe. pazzia. Mentre uno che deve arrivare da dietro deve lavorare tanto per andare a centrare quegli obiettivi, che dopo un obiettivo per un atleta può essere anche arrivare in Coppa del Mondo, no? Per forza prendere una medaglia. Però naturalmente il sogno di ogni atleta è arrivare a un mondiale o a un'Olimpiade, ancora meglio, e arrivare a beccare una medaglia, magari quella più lucente, che Certo, fa certo. sempre così gola. Non è facile perché tutti corrono per quell'obiettivo, quindi Eh non sì, è assolutamente facile. dopo parleremo di Olimpiadi vissute e da vivere. Intanto vediamo qui in primo piano questo
questo libro Randaggio, che poi ne parleremo anche di questo, che è scritto insieme a Serena Marchi. Una storia, insomma, il lupo si vede, un profilo di un lupo è un profilo che immagino sia il tuo. Sì, è il mio, anche se un po' stilizzato, perché naturalmente se dovevamo fare il profilo forse il mio naso arrivava un po' più lungo. No, beh, scherzo, se ci fosse lo Zorro, Zorro Zorzi, che si continuava a tenerci un po' a prenderci in giro. Comunque sia, no, è nato questo libro, io non volevo farlo, bisogna dire la verità. Con Serena Marchi, una grande scrittrice di Verona che è conosciuta, molto bene, mi ha stalkerizzato per più di un anno per poi buttare nero su bianco queste 250 righe che sono parte, tutti magari pensano di trovare in questo libro, la mia carriera sportiva, e di sportivo. Rimarranno delusi, ci sono delle parentesi, quelle più, possiamo dire, lucenti della mia carriera sportiva, ma dopo arriva subito dopo quello che succede quando un atleta smette. Non è il tuo caso, adesso no. Tu devi ancora iniziare, quindi va avanti, è fresco, quindi, fresco. Tieni giù a manetta e non è il tuo caso. E quindi sono arrivato a fare quello che facevo da ragazzino, da bambino. Sono tornato alle origini, tornare nei boschi, seguire la natura, anche perché facevo parte del corpo, certo, forestale dello, sì, Stato, esatto. E quindi... ho iniziato a fare il forestale, e del forestale è successo un incontro particolare che dopo magari... Dopo ne parliamo dopo. Ne parleremo dopo. Nella Lessinia, che certo è che la, sì, terra che dopo, beh, come hai detto prima, è stata l'origine di... Beh, dopo lo diciamo dopo. Comunque, lo diremo dopo. Tanto è nato nella, infatti, nostra Lessinia. Ghedo, invece tu cosa combini la sua cortina? Prima mi hai detto che eri stato al dentista e dopo avevi fatto legna, ma non fai solo quello, no? Non sei... Spero dal dentista che ci vai poco, da far legna magari un po' di più, però insomma... No, ti dico solo che vabbè, il dentista, ho preso l'impronta perché devo fare un impianto, però legna l'ho fatta perché ho caricato la legna su Poggiolo, ma legna... Sotto lockdown ne ho fatti l'anno scorso, nel 2020, ho fatto 30 metri cubi di legna. Adesso posso scaldare la casa per 5 anni senza dover fare altra legna. Quindi sono un po', ne ho da vendere, ne ho. È stato un po' effetto lockdown anche a far legna per scaricarla. Esatto. No, quando c'era, non sai la distanza, ho pulito tutto il bosco, ho tirato tutto quello che c'era nel bosco. Non si poteva andare oltre 200 metri, una casa nel bosco, e quindi ho pulito tutto il raggio di 200 metri qua di casa mia, è tutto pulito, è come un pratino inglese. Occhio perché parli con forestale, però Ghedo, perché fai i lavori fatti bene. Allora Bubu, sai cosa? Allora vi dico a voi, venite voi a pulire il bosco come l'ho pulito io, ok? No. Alzo le mani. Siete solo che contenti, mi sa che se vengono vedono un lavoro così, dicono, ce ne fossero. Bisogna averne, Ghedo, perché bisognerebbe proprio averne. Senti, Ghedo, sì. A parte questo, come procede lì su Cortina? Ci sono stati... I mondiali, è stato un gran successo, sebbene con le restrizioni che c'erano all'inizio anno per il Covid, però è stato un bel successo e da lì è ripartito un po' tutto lo sport nazionale, no? Beh, innanzitutto diciamo che siamo tutti ansiosi e stiamo aspettando la neve, no? Come hai detto tu all'inizio, non è ancora inverno, però ormai siamo alle porte, la Coppa del Mondo di sci a Sögen è partita. Il ghiacciaio era veramente triste, però sono tutti che fremono, sono tutti che hanno voglia di tornare sul sci, perché diciamolo che alla fine lo sanno anche tutti, è stato un anno che il pubblico, i turisti non hanno potuto sciare, hanno potuto solo sciare e allenarsi i ragazzi facenti parte di un sci club, no? Delle squadre nazionali, prenotando le piste e facendo cose così, che era un po' veramente una cosa estrema, no? Però adesso diciamo che i mondiali hanno dato tanto al nostro paese, hanno dato veramente, paese inteso sia come Cortina ma come nazione, è stato un mondiale che siamo stati di riferimento anche per gli europei di calcio, nel senso che era tutto chiuso e quindi i controlli devono essere fatti in una maniera perfetta, adeguata, tutto che filasse liscio per sto Covid. E siamo stati l'esempio, è stato un gran mondiale, abbiamo avuto una grande visibilità tramite televisione e social, e questo anche, diciamo, abbiamo, la fondazione ha lavorato molto e ha portato anche
tante novità a Cortina, tant'è vero che adesso quest'anno ci sarà questo nuovo impianto che collegherà Tofana con le Cinque Torri, e questa è una cosa che già da tanti anni se ne parlava. Il Mondiale è stato da traino per poter realizzare questo impianto. In più, adesso per le Olimpiadi, tanti lavori non sono stati terminati, e con le Olimpiadi che sono state tra Mondiale e Olimpiadi, è stato il Mondiale e l'Olimpiade che dovrà arrivare e dovremo fare nel 2026, sono eventi che passano, cioè, diciamo, è come un treno che passa una volta sola, cioè che l'abbiamo presa al volo. E danno tanto, e questo è importante per tutti noi, insomma, che viviamo qua, ma anche per la nazione, perché un'Olimpiade sappiamo tutti che è qualcosa di incredibile. Genera attenzione, genera visibilità, genera indotto, perché poi dopo tante strutture, esatto, tante piste, insomma, anche a livello di attrattività come strutture, alberghi, quindi Cortina si rifà un po' tutto il look grazie alle Olimpiadi, quindi strutture, o meglio, eventi come le Olimpiadi possono sicuramente aiutare anche un paese come Cortina a modernizzarsi e tornare ancora più splendente, no? No, è vero, perché tutti pensano Cortina, abbiamo la fortuna di avere questa cornice di montagna, una conca che è uno spettacolo che io, vabbè, sarò anche di parte, però ho girato anche tanto nella mia vita per le gare, ho visto tanti posti, però è veramente in qualche cosa di incredibile. Però non bisogna pensare che Cortina, sì, uno può pensare che Cortina sia il top del top, no? Però purtroppo mancano tante cose. E questi mondiali, queste Olimpiadi sono l'occasione proprio per prendere in mano di nuovo un po' il paese, ridargli quel look che aveva nel dopo Olimpiadi, dove tutta la gente veniva con grande piacere a sciare nelle nostre vallate, a vivere la nostra realtà, il nostro paese, dove avevano veramente tante possibilità di fare diverse cose. Adesso bisogna aggiornarsi, bisogna ricreare, offrire servizi nuovi, perché il cliente e il turista è molto esigente, ormai si vuole tutto molto comodo, non c'è più propensi come è nata una volta. Se pensiamo che per andare a sciare una volta si andava su a piedi, si faceva una sciata, era già qualcosa tanti anni fa, era non plus ultra. Adesso ha ripreso piede, perché comunque sotto lockdown tanta gente è nata con gli alpini, hanno apprezzato tantissimo l'alpinismo, quindi anche questo è un buon motivo per vivere la montagna, no? Certo. Senti, dopo torniamo da te, parliamo ancora anche di Olimpiadi, anche di quello che fai come scuola sci. Io tornerei da Nicola e parlavamo di Olimpiadi. È un tuo obiettivo assolutamente? Microfono, guarda pazienza. Certo, penso sia l'obiettivo di ogni sportivo. E adesso, obiettivo prossimo, ci saranno le Olimpiadi Pechino 2022, è che la vedo, ci stiamo avvicinando parecchio, al momento non sono ancora nella top 30 mondiale che parteciperà alle Olimpiadi, quindi inizia a essere sempre più difficile. L'obiettivo sarà poi ovviamente fare molto molto bene alle Olimpiadi 2026. Certo, quello in casa. Al di là il fatto che sono in casa, quello, quindi aggiunge quel qualcosa in più, tanto in più. E poi avrò 26 anni, cioè sarò nel top della mia forma, spero, e lavorerò per, magari speriamo, in una medaglia lì, ecco. Quello è l'obiettivo sicuramente. Sì. Anche perché dopo dicono che hai 30 anni in questi sport sei già vecchio, no? È brutto da dire, ma sei già vecchio a 30 anni in questo sport. Se sarò particolarmente in forma posso andare avanti fino ai 32, ma già ne vedi pochi, sono i ragazzini di 15 anni adesso che potrebbero vincere le coppe del mondo. Sì. E sono stata 4 capriole con 5 rotazioni, e lì per fare quella manovra lì ho rotto 2 attacchi, 2 tavole, cioè nel senso c'è tanta forza. Devono andare al passo, insomma, con la vostra preparazione con il continuo, quello che dicevi, il continuo cercare di alzare l'asticella, perché poi dopo è inevitabile che si cerca sempre di alzare l'asticella. Bubo,
E anche nel fondo, beh, tu le Olimpiadi ne hai vissuto da protagonista, e anche nel fondo è cambiato qualcosa rispetto a quando sciavi tu? Ma credo che tutti gli sport siano in evoluzione, anche il fondo ha avuto un cambiamento importante, soprattutto negli ultimi 5-10 anni, possiamo dire. La forza ne fa la padrona. Prima c'era tanta resistenza, era uno sport molto cardiaco, lo è ancora perché il fondo è basato sull'allenamento cardiaco, però vediamo adesso queste nuove discipline che sono entrate proprio a pie pari e danno tanto spettacolo, per esempio lo sprint, che è una gara che probabilmente non è la più seguita, però quasi ancora, diciamo, la staffetta, forse la 50, però dopo la sprint crea tanto interesse, e gli sprinter sono veramente dei colossi, sono degli omoni. Noi abbiamo Pellegrino, Federico Pellegrino, che non è una gran forza, un gran fisico, però ha una velocità pazzesca. Ecco, allora bisogna sapere un po'. Però vediamo i norvegesi, anche i russi, ti presentano che hanno squadre specialiste dello sprint, specialmente gli scandinavi, Svezia, Norvegia, Finlandia, sì, dove c'è la tradizione, ti portano giù atleti formati, scolpiti per fare gare sprint, cioè di colossi alti 1,80 m, spalloni, braccioni, gamboni, esagerate, cioè fanno paura. Quando te le vedi vicino dico: ma cosa fanno sti qua? Fondo, se il vecchio fondo Nones, esattamente, se il vecchio Nones, medagliato d'oro a Grenoble, vedesse, e li vede, perché li vede in Val di Fiemme quando vengono a fare le gare di Coppa, il Tour de Ski, cioè rimane sempre... Non ma certo che sì, è cambiato tanto, ma è normale, credo. Per e anche i materiali sono cambiati. I materiali sono assolutamente, si sono evoluti in maniera incredibile, ma anche i prodotti da mettere sotto, le parafine, le scioline, ma soprattutto in sé il materiale, che è un materiale che è incredibile. Insomma, l'evoluzione va avanti e l'atleta si deve adeguare, perché adesso forse non come nello sci alpino, le sciancrature, i nostri sci sono sempre così, sono molto leggeri, però si va su quella che è il ponte più duro, un ponte da saper lavorare sulla neve per far tenuta, che in discesa scorre di più, perché naturalmente meno la sciovina aderisce in discesa e più lo sci scorre, soprattutto in classico. Nello skating diciamo di no, però, e quindi è tutto un mondo che va avanti, è giusto. Io ho avuto un'esperienza con sci da fondo e mi ricordo una delle cose che mi ricordo: si metteva la sciolina col fornelletto, si scaldava, si metteva la sciolina, dopo si fa ancora allora così. No, non proprio col fornelletto, però no, ci sono degli aggeggi apposta per applicare la sciolina sempre a caldo, perché la sciolina deve entrare nei pori della soletta dello sci e deve tenere, perché deve tenere 50 km, quindi se devi nella parte centrale, quella di tenuta, se vuoi fare aderire la sciolina che rimanga a 50 km, devi farla entrare a caldo dentro nella soletta, insomma. No, io avevo proprio il fornelletto. Il fornelletto proprio... Facevo, come si dice, no, in Italia, in Veronese, facevo di quei tacconi. È normale. Mi ricordo che non andavo avanti, per quello anche che ho smesso, perché era... Però sì, il cambiamento penso che sia un po' generalizzato su tutti gli sport. Adesso voglio sentire il tuo tecnico però, Nicola. Alessandro, senti? Sì, vi sento. Alessandro Venussi, allora senti, parlami un po' di Nicola. Che atleta è? Lui non c'è qua, puoi dire quello che vuoi. Comunque gli dico sempre di solito tutto quello che penso, anche se ce l'ho davanti. Nicola è sicuramente un atleta molto ostinato, si allena in modo maturo, visto anche, comunque, anche se ha un'età che non è da definire vecchio, però si allena in modo maturo, sa comunque dove vuole arrivare. Io l'ho visto da quando aveva 15 anni, se non sbaglio, l'ho visto crescere di anno in anno. Tutte le stagioni, per cui ho visto proprio il progresso che ha fatto e l'impegno che ci mette. Comunque i vari incidenti o comunque colpi che uno prende, cadute, e lui comunque sempre era lì che lavorava fino a raggiungere, non so, come il sesto posto che ha fatto a Modena in Coppa del Mondo di Big Air, o l'altro anno che ha fatto il quadruplo. Tanti risultati che pian pianino, secondo me, lo porteranno a come diceva lui prima, ad esempio alle Olimpiadi di Milano Cortina, a essere uno fra i super favoriti. Senti, fisicamente, cioè, la componente fisica ha un peso, la componente mentale un altro. In questi sport qui, cos'è che conta di più?
Sono tutti due fattori che sono estremamente importanti e che lavorano insieme. Perché spesso magari negli anni in cui comunque io prima ero anche atleta professionista, ho incontrato tanta gente che magari era atleticamente un mostro, però poi gli è mancato magari la testa o altro per fare quel salto di qualità e per poter anche, non so, sopportare lo stress pre-gara, lo stress gara, tutte quelle cose lì che sono cose comunque tutte mentali, come anche imparare i trick o fare le manovre. Principalmente si studiano e si pensano in qualsiasi momento della giornata, non solo quando si ha la tavola ai piedi. Spesso magari sei sul divano, uno pensa che stai guardando la TV, invece pensi a tutte le tempistiche per fare quel determinato trick, il tuo corpo come si muove, lo sguardo dove deve guardare. Sono cose che uno continua a pensarci anche quando non sta facendo snowboard, per cui il fisico fa tanto, ma la testa secondo me fa altrettanto. Questo qui che abbiamo appena visto è il salto, quello questo che qua, prima. Tra l'altro l'avevo filmato io questo, l'aveva fatto l'altro anno. Quindi tecnico e cameraman, spiegami quel salto lì che caratteristiche ha per noi profani. Sono praticamente fai 5 rotazioni, sì, quindi 1800 gradi, però mentre fai quelle rotazioni vai 4 volte fuori asse. Ok. Quindi aggiunge difficoltà. Poi dipende poi un po' per... E quel salto lì l'avete fatto in pochi al mondo? Sì, adesso, ad oggi, l'hanno fatto più persone. Quando l'ho chiuso io sono stato il sesto al mondo ad averlo fatto. E ci ho messo 13 tentativi. 13 tentativi divisi in 2 giorni, perché dopo i primi 4 del primo giorno, steak e robe, proprio non ne volevo sapere più. Un giorno di pausa per farmi rimettere a posto al fisioterapista, perché ritornato sul giorno dopo... giorno dopo 8 tentativi che però mi sono pesati meno dei 4 certo, del giorno prima, per assurdo, perché ti eri già, mentalmente c'ero di più, mentalmente c'ero di più, e poi ovvio mentalmente io me l'ero già chiuso 100 volte in testa al coach, e mentalmente veramente me l'ero già fatto, ce l'avevi già sognato tutto, lo pensavo da giugno, l'ho chiuso a febbraio, quindi pensa quanti mesi ci sono stato dietro, e poi è arrivato. Mi ricordo quel giorno che comunque aveva dato tante cartelle, o comunque era lì che provava, non era neanche subito inizio giornata, però è proprio lì, secondo me, oltre il fisico, comunque è un ragazzo allenato, lì è proprio la testa che gli ha fatto chiudere quel trick, perché lui comunque si era ostinato e tutto, non ha mollato fino all'ultimo finché non l'ha messo giù. Tra l'altro l'adrenalina e tutto che c'era, io il penultimo tentativo ero solo entrato in piedi, ma c'è stato talmente tanto impatto che mi sono tirato una ginocchiata nel mento e sentivo un po' di male, poi io per i 2 giorni successivi non sono riuscito a chiudere la bocca perché mi ero tipo spostato la mandibola, però tra adrenalina e tutto non me ne sono neanche accorto quasi. Poi te ne accorgi la sera, ti fa malissimo, ovviamente. La sera sei devastato, però eri entrato nel... Ero entrato nel mood e tutto, niente mi poteva togliere, ero lì e basta. Bella questa cosa qui. Adesso cambiamo un attimino argomento e ci spostiamo dallo sci e parliamo di tutt'altro, parliamo di calcio. Abbiamo ospite in collegamento Dario Bergamelli. Ciao Dario, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora Dario, ex giocatore dell'Hellas Verona, però non siamo qui per raccontare il tuo trascorso con la maglia del Verona, neanche per sapere il tuo futuro, ma per parlare di una tua iniziativa, di un tuo progetto presente, attuale, è un'app dedicata al mondo del calcio. Ci vuoi raccontare un attimino di cosa si tratta? Sì, innanzitutto buonasera ancora a tutti. Io è iniziata nel periodo del lockdown fondamentalmente, quindi ho il mio migliore amico che ha sempre giocato nei dilettanti e è nata per dare la possibilità a tutte le persone di usufruire di un social fondamentalmente che metta in contatto tutte le persone che ruotano attorno al mondo calcio. E inizialmente si pensava di farlo solo per i giocatori, invece poi si è aperto a giornalisti, fisioterapisti, medici,
magazziniere, qualsiasi ruolo, insomma, ruota intorno al calcio. E di fatto un social dove uno può mettere fotografie, postare video, ricorda un po', per far renderlo un po' più semplice, una cosa tra Instagram e LinkedIn, nel senso che è più per dare la possibilità di trovare lavoro, comunque mettere in contatto tutte le persone. Qui quello che vedete praticamente è un po' il curriculum, questo è il mio per esempio, e sì, con tutto quello che hai fatto. E ecco, la parte importante, diciamo, che vedete che c'è la parte filtri, quindi da calcio a 5, al futsal, a calcio a 11, qualsiasi persona, insomma, si voglia proporre o voglia cercare qualcuno tramite i filtri, può trovare tutto quello di cui ha bisogno. Be a Pro, giusto? Scritto Be a Pro, sì. È un'app che è disponibile, presumo, sì, sia per Apple che per Android. È scaricabile gratuitamente? Sì, assolutamente, l'abbiamo fatta gratuita perché era veramente nata come cosa per dare una mano a tutte le persone che erano in difficoltà in quell'anno e mezzo. Poi, come tante cose, insomma, c'è stata un'evoluzione, si è fatta un po' più complessa, e adesso abbiamo inserito a breve inserirà anche la parte video, quindi se uno vuole postare mentre lavora, che può essere un fisioterapista o un giocatore che posta le sue giocate, ed è aperto, ecco, anche a tutto, dal CSI alla FIGC, al maschile, al femminile, insomma, proprio a tutti. E ad oggi quanti download sono stati o quanti atleti ci sono registrati e sono presenti sull'app? Ma guarda, dopo una fase iniziale noi abbiamo praticamente ufficialmente, abbiamo iniziato veramente da poco, ci sono iscritte poco meno di un centinaio di squadre, e gli utenti invece crescono di giorno in giorno, insomma, dopo poco abbiamo superato il migliaio e adesso stiamo andando avanti abbastanza spediti, soprattutto, ecco, in Lombardia, perché prima volevamo vedere anche come prendeva piede. Ci sono anche alcune squadre, magari dove sono stato io, come la Ternana o la Vinolef, altre squadre che magari sono iscritte anche per vedere com'era il social, però insomma sta andando abbastanza bene. E degli iscritti poi dopo c'è stato di atleti o di comunque di gente del mondo del calcio che ha trovato poi un impiego, comunque che ha trovato squadra, sì? Guarda, adesso essendo il momento migliore post mercato, diciamo, quindi magari per quello che è il trova squadra ancora non è entrato nel pieno, comunque i mesi per noi giocatori o comunque per le persone che lavorano nel calcio sono quelli di luglio, agosto, diciamo, e di gennaio. Speriamo di poter dare una mano a qualcuno nel mese di gennaio, però ecco, ripeto, uno comunque, anche un semplice, parlo di un fisioterapista o un magazziniere che si vuole offrire a una squadra perché magari non ha contatti diretti, comunque dovrebbe fare giri di chiamate, certo, lunghissime, potrebbe semplicemente mandare una mail o un qualcosa come su LinkedIn, un messaggio, ecco. Sì, anche per uffici stampa, quindi casomai dovessi rimanere a piedi, mi proporrò su Be a Pro. Attualmente giochi nel Novara, giusto Dario? Sei nel Novara? Sì, ecco, gioco a Novara, sono tornato in una società dove ero stato bene, dove tra l'altro ho giocato con Monti Po e un paio di mesi anche con Faraoni, tornando al discorso Verona. E sì, qui sono stato bene. Prima sentivo un ragazzo che diceva che a 32 si inizia a essere vecchi nel suo sport, però anche a calcio a 34 inizia a essere bello vecchietto, quindi magari mi faccio l'ultimo anno o due e poi inizieremo a fare altro. Beh, ma è diverso, dai, nel calciatore, insomma, c'è gente come Ronaldo, come, insomma, basta mantenersi e fare salti come fa Nicolò, come fa Nicola, che è un po' più complicato, ma per giocare a calcio, se uno, insomma, si tiene un po', dai, insomma, ne hai ancora di anni, Dario. Ah, sicuramente, sì, si va un po' più là, poi ormai gli esempi di eccellenze nel calcio che arrivano anche a 40 anni ad alti livelli, ci sono, poi ognuno c'ha il suo percorso di infortuni o no, e quindi devi anche essere magari fortunato a non avere grossi infortuni. Certo, dopo torniamo a parlare con te, così analizziamo anche un attimino, facciamo il commento sulla partita del Verona che si è chiusa una mezz'oretta fa con un pareggio a Udine. Torniamo però da Ghedo.
Cristian, tu invece sei ancora attivo, no, nella scuola, nella tua scuola di sci, giusto? Sei ancora... Sì, attivo da un anno e mezzo che non sono attivo, perché non abbiamo fatto niente l'anno scorso. Sì, ti sento ancora, insomma, dai, la scuola va avanti. Sì, sì. No, la scuola va avanti, sì, chiaramente adesso siamo tutti euforici e speranzosi che la stagione parta senza... Sì, c'è questa limitazione sulle cabinovie e le funivie, però si è tutti fiduciosi che aprano poi dopo, col passare del tempo, si abbassi un po' quelli che sono tutti ancora i malati che ci sono in Italia e che si possa lavorare a pieno ritmo, no? Senza... una stagione piena per tutti, senza restrizioni. Esatto, sì, sì. E poi dopo, insomma, io un po', sì, non è che faccio tante ore di lezioni, poi sono ancora testimone di un po' di aziende, sono ancora un po', sì, tanto in giro, e quindi sì, mi diverto, mi piace, è un mondo che alla fine mi ha portato tanto in giro per il mondo. E ancora adesso, tutt'oggi, riesco ancora a divertirmi, a fare tante attività, insomma, senza dover stare lì tutti i giorni a fare magari lezione e fare altre attività. Vedo, è più difficile fare una spaccata a 140 all'ora o fare il papà? Ma no, la spaccata sì, mi ha dato tanta popolarità, però è una cosa che sapevo fare e la facevo anche io da bambino, come diceva Nicola, no? Inizi, fai tutti questi trick, salti mortali e tutto. Chiaro, a farla 140 all'ora è un po' più, se sbagli, insomma, rischi anche di non raccontarla la tua evoluzione, il tuo trick. Però no, quello che posso dire è che sicuramente diventare papà per la prima volta è la gioia più grande che io abbia mai provato. Non c'è una vittoria, non c'è anche una delle mie più belle vittorie che tenga a cospetto della nascita del tuo primo figlio. È veramente bello. Poi io mi sono rimbambito, sono lì che gioco, ho 52 anni, però sono più bambino di lui. Ecco, la fortuna, no? Di noi, passami il termine, anziani, che abbiamo i figli a età avanzata, poi dopo ritorniamo indietro, quindi ci ringiovanisce, quindi occhio che potremo puntare, il Ghedo può puntare a qualche Olimpiade, perché se ringiovanisci, adesso magari ne fai un altro di figli. Mi alleno anche io per le 20-26, allora, dai. Vabbè, tu sarai sicuramente coinvolto nel 2026, sicuro, perché Cortina diventerà il punto focale di queste Olimpiadi, no? No, però sì, però si è detto che, insomma, adesso in tutti gli sport l'età del ritiro si è allungata moltissimo, no? Ormai anche perché in tutti gli sport c'è tutta una preparazione mirata, sia da quell'aspetto psicomotorio, all'alimentazione, materiale, tutto fa sì che tu possa anche essere performante in età più avanzata, no? Però lo si è detto prima, anzi, stavo proprio ascoltando quello che diceva Nicola, che ha detto sì, ho provato diverse volte, ho spaccato un sacco di attacchi e tavole, no? Finché si spaccano gli attacchi e le tavole, guarda, va solo che bene. E quindi io dico che più vai avanti, tu sei ancora giovane, Nicola, no? Io e Bubu siamo anche, e Dario anche, diciamo, siamo dei vecchietti, e quando hai degli infortuni, purtroppo, diventando vecchi, ma perché le fibre diventano più vecchie, non sono più così elastiche, impieghi tanto il recupero, no? Il problema più grosso è quello, perché la volontà, la testa migliora, però purtroppo è il fisico che non ti sta più dietro, no? La testa, e questo è il grosso problema di quando si diventa vecchi. Ecco, facciamo il papà allora, dai, Ghedo, che almeno lì non ci fa mica male. Senti, io adesso vado su Bubo, adesso parliamo del tuo libro. Ok, abbiamo un po' anticipato, no? Questa storia lì non si parla di sport, meglio si parla in modo marginale di sport, ma si parla dei lupi che sono partiti dalla Lessinia.
Allora, sì, diciamo che il libro parla della mia vita da quando ero ragazzino, da quando sono nato, al 2011. E quindi è stato un mettere appunto nero su bianco quella che è stata, è una biografia in poche parole. Parlando, diciamo, non propriamente sempre di sport, perché la biografia ora della fine apri Wikipedia e ormai c'è tutto, non è che bisogna andare a raccontare, magari quello che sta dietro sì, infatti dentro nel libro ci sono delle storie, quello che succedeva magari prima di un'Olimpiade, prima di una gara importante, prima della gara di Torino, della medaglia d'oro, quegli aspetti magari che uno da casa crede che siano scontati, invece per un atleta non lo sono per niente, non sono banali. Per esempio la mia medaglia più bella, l'ho sempre detta, sempre detto, non è l'oro di Torino, ma è un bronzo mondiale di Ramsau. E tutti diranno un bronzo mondiale, perché ve lo faccio leggere sul libro, non ve lo svelo stasera, se non vado a spoilerare il libro poi l'editore mi bacchetta. No, assolutamente. E quindi sì, è un po' la mia vita da quello che è successo durante il mio 20 anni di carriera sportiva a quello che è successo dopo, quando sono tornato, che non è che mi sono reinventato, ma sono tornato alle origini, tornando nei boschi, e un bel giorno ho fatto un incontro con questo animale che è stato una folgorazione, e questo animale è stato quello che mi ha fatto proprio uscire da quel, posso dire, da quella normalità che ero prima, cioè l'atleta lo si deve fare fino a un certo punto, come dicevamo prima, chi prima o chi dopo, e dopo ho stoppato. L'arrivo di questo animale qua mi ha drogato, che ho continuato e lo continuo a seguire, mi ha dato tanto, mi sento un po' un lupo, perché ora della fine tutti continuano a sparare addosso, sia dal punto di vista metaforico ma anche pratico, certo. E invece bisogna sempre valutare quello che è, cos'è la natura ora della fine, perché la natura cos'è? Il lupo era 250 anni fa così come è oggi, e quindi il lupo non si cambia, il lupo fa il lupo. Noi, come avevamo detto prima a microfoni spenti, siamo la specie più evoluta e di conseguenza lo dobbiamo anche dimostrare di esserlo, ma gran poche volte lo dimostriamo. Quindi se per ogni problema... atteggiamenti che a volte proprio non ci fanno... Ma certo, se per ogni problema andiamo sull'estremo, abbattiamo tutti i lupi, cosa risolviamo? Nulla. Allora abbatteremo tutto, cioè anche i problemi che possono dare... I caprioli belli, i bambi sono belli, i problemi che danno sulle colture agricole non sono minori, esatto. Anzi sono maggiori, però non si sterminano i caprioli, si cerca di ovviare, trovare una soluzione. Insomma, questo è quello che c'è scritto dentro il randaggio, è un libro forte, perché raccontare la tua vita al 100%, quindi non ho risparmiato niente a nessuno e di conseguenza ho messo nero su bianco sia la mia vita, quello che mi è successo, ma anche quello che è successo attorno a me. Che naturalmente la vita di un atleta tutti pensano che sia wow, bella, permettetemi il termine, anche proprio, no, non lo posso dire, comunque sì, bella, gagliarda, e me lo può anche testimoniare sicuramente il Ghedo, è una vita di sacrificio, ma con dietro tanto lavoro e dietro degli aspetti che nessuno magari si aspetta. Senti, altra cosa, quanti lupi... Me l'hai detto prima, quanti lupi ci sono? Ma allora, non sarebbe la puntata giusta per parlare di questi numeri, perché dopo si entra in ambito professionale, molto... allora non sarei neanche la persona adeguata ad andare a snocciolare certi dati. Però diciamo che i lupi sono tornati, ce ne sono. Naturalmente loro si comporteranno, si riprodurranno, perché ormai hanno coperto tutto il nord-est d'Italia, certo. E quindi dobbiamo cercare di accettare, anche se la convivenza uomo e lupo è sempre stata molto problematica, però dobbiamo essere ancora i migliori su questa terra, ripeto, dobbiamo essere la specie più evoluta, e continuo a dirlo, certo. E dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo trovare una soluzione che permetta di tutelare l'uomo, ma anche l'animale, non solo il lupo, ma tutte le specie animali. Assolutamente sì. Il libro è uscito il 30 settembre. Sta andando bene, sì, perché proprio ieri siamo andati in ristampa, dunque sono numeri, perché quando si va in ristampa vuol dire che va. Sto girando come un satellite per le presentazioni, perché naturalmente si agganciano tutti quelli che sono gli affetti anche sportivi che, certo, girando per 20 anni, si fanno vedere, magari qualcuno lo legge, passa parola, e sto facendo veramente un tour molto, molto tosto,
andrò in Puglia, pensa alla settimana prossima in Puglia, che diresti lo sci di fondo in Puglia, cos'è? Mi faccio quattro tappe in Puglia, da Bari a Molfetta e via. Spettacolo. Bellissimo, mi farò un po' di ferie presentando il libro. Presentato il libro. E voilà. Anche perché, vedo, Ghedo, tu lo conosci questo libro, o sbaglio? Sì, no, io cioè, lo conosco perché Bubu mi ha dato un po' in anteprima, però... Diciamo, io mi ha sempre detto. Lo sappiamo. Dagli un po' un'occhiata, vedi, guarda, se, dammi anche un tuo feedback, no? Però poi dopo alla fine gli impegni, come ho detto prima, come purtroppo è anche normale, sono ancora sempre tanti, sono sempre tanti in giro, quindi bisogna trovarsi anche il tempo. Io la sera quando arrivo, difatti, anche adesso, dopo la cosa, me ne vado a dormire, quindi di conseguenza ho dato uno sguardo veloce, ma non ho avuto tempo di leggermelo bene. E... Diciamo che hai fatto un riassunto veloce, Ghedo, nell'andare a fartelo leggere, ma poi ti abbiamo mandato anche un po' un resoconto di quello che era il libro e la frase che abbiamo visto scorrere prima è il sunto che il Ghedo ha fatto di questo libro, che naturalmente dopo ci conosciamo da una vita e sappiamo i nostri caratteri come sono. Lui veramente ha fatto un sunto anche vero, perché ora della fine è quello che esatto. No, poi dopo io vedo che adesso è arrivato anche il figlio, adesso oltre agli impegni non riesco neanche a dedicare il tempo a mio figlio, quello mi preoccupa, perché questo è il preoccupante. È la cosa più bella, e quindi questo metti tutto insieme, è veramente, ho già anche voluto finire, ho finito praticamente alle 7 di sera di portare sulla legna sul poggiolo, e oggi avevo un po' di peso, dovevo andare dal dentista, il dentista non è a cortile, quindi sempre di corsa. Ieri invece ho zappato l'orto tutto il giorno, ho tirato su tutto quello che c'era, adesso ormai inizia che c'è il terreno, quindi dovevo farlo, anche questo dovevo farlo già 20 giorni fa e non l'ho mai, tardi, e mi sono preso... La prossima volta che vai al dentista portatelo via, che magari un capitolo te lo leggi. E magari qualche riga la leggi, dai, Ghedo. Esatto. Ma tu che conosci bene Bubo, è veramente un lupo, è un carattere... Ti assomiglia un po' a un gioco. Io anche mi ricordo, abbiamo fatto anche con Zorro, no? Abbiamo fatto anche delle trasmissioni, delle puntate televisive per fare delle promozioni, e lì ci siamo, lì era veramente simpatico, cioè tutti quanti, sai, quando ci si ritrova, si vivono queste esperienze qua. Io sono andato con gli sci da fondo, poi dopo Bubo è venuto anche con gli sci miei da alpino. E si ride, si scherza, si racconta delle storie di vita vissuta quando eravamo atleti, che è sempre una vita fantastica. Io anzi, visto poco l'occasione, e penso che non lo devo dire io, lo sanno tutti, che lo sport è fondamentale, è scuola di vita e ti insegna tanto. Poi dopo lo sport ti aiuta anche nella vita tua privata a capire tante cose, come devi comportarti, i sacrifici, le rinunce, il rispetto delle regole, degli avversari, questo è una grande scuola. Nicola, sentire loro che parlano che verissimo, cioè, a parte che sono quelle frasi che quando sei elementari fanno lo sport continui a sentire, però io inizio a vivermele adesso e capisco veramente tanto, vedendo magari quello che è il mio stile di vita adesso, come sto vivendo io adesso. Quello, cioè, sto diventando grande, perché ti vedo come stanno diventando grandi magari i miei coetanei, e mi confronto, io che ho fatto tanto sport, faccio questo sport da quando avevo 5 anni, da 17 anni, vedo tante differenze. E proprio come ha settato la mia vita in generale, nel mettermi gli obiettivi e tutto, che sia nello studio, che sia in qualsiasi altra cosa, proprio mi ha cambiato tantissimo. Tutto lo sport. Dario, anche per te lo sport, il calcio è una parte importante della tua vita, stai ancora giocando, e che cosa ha significato per te? Ma ha detto una cosa bellissima prima, perché veramente lo sport inizia a 10 anni a stare a certe regole, a imparare a comportarti, al sacrificio vero, che poi uno
non se ne rende mai conto fino in fondo, ma quando finisci la scuola e vai e torni alle 8, 9 di sera, e i sabati e domeniche vai ai tornei, vai alle partite, ti insegna veramente tantissimo e poi te lo ritrovi davvero, davvero dopo. Quindi è una cosa che veramente io consiglio a tutti. Poi magari non tutti hanno la fortuna di farlo a un livello altissimo, però comunque stare in gruppi o comunque con persone anche più adulte ti insegna veramente tanto. Sentite, Dario, tu della tua carriera, dopo lo chiedo anche a Nicola, a Bubo e a Ghedo, la tua carriera, sei contento di quello che hai fatto finora e di quello che potrai fare ancora, ma un sunto di quello che hai fatto finora, sei soddisfatto? Ma se devo essere sincero, io sono contento di come ho sempre approcciato lo sport, di quello che ho dato. Non ho impianti, ecco, diciamo. L'unico rammarico che ho è che io comunque mi sono operato 8 volte e quando ho fatto la seconda, terza, la quarta, 23 anni, insomma, non sono più tornato quello che ero. E un po' il rimpianto c'è, però... Poi al di là di tutto dico sempre, cioè, ci sono compagni a cui è successo qualcosa di peggio, compagni che magari non hanno avuto infortuni, hanno avuto più fortuna sotto quell'aspetto, però poi fare 15 anni da professionista e aver conosciuto, insomma, aver fatto esperienze di un certo livello, insomma, comunque mi gratifica alla fine, ovvio. Quindi comunque posso ritenermi felice. Bubo? Ma io assolutamente sì, dal punto di vista sia personale ma anche dal punto di vista metalli vinti, nel senso che ora della fine uno sportivo si conta sulle prestazioni, però non è anche vero neanche questo, sì, perché quando ho smesso, quando ho vinto la medaglia d'oro di Torino, io sapevo già che quell'anno sarebbe stato l'ultimo anno e sarebbe stato l'anno che o andava bene oppure si prendevano gli sci, si appendevano al chiodo. Mi ha insegnato tanto, mi ha dato tanto, mi ha insegnato a stare al mondo e questo è stato l'importante di aver fatto sport per tutti questi anni. E poi all'interno di tutto questo sono arrivate anche delle soddisfazioni, perché naturalmente è il tuo lavoro, se lo fai bene arrivano i risultati, sono arrivati parecchi e non ho assolutamente niente da recriminare e va bene come è andata. Ghedo, tu? Cioè, diciamo, io sono contento, soddisfatto della mia carriera, però purtroppo, come ho detto nelle interviste sempre, mancano le ciliegine sulla torta, non sono riuscito a ottenere gli obiettivi che mi ero prefissato. Chiaramente è fondamentale, come ha detto prima Nicola, che bisogna sempre alzare di più l'asticella e non accontentarsi magari di vincere una gara, di entrare in nazionale, devi sempre alzare di più l'asticella, no? Il mio obiettivo era anche vincere un'Olimpiade che purtroppo, avendone fatte 5, non ho mai portato a casa una medaglia, e questo è un grosso rammarico. Non ho mai vinto la Coppa di specialità, ecco. Dopo una carriera anche lunga, brillante, dove mi sono distinto, sono stato fino all'anno scorso, 2 anni fa, il decisista italiano più vittorioso nella storia della Coppa del Mondo, adesso Paris mi ha superato, però se tornassi indietro magari cambierei qualcosa, ma questo però anche dici sì, se potessi fare schiacciare il tasto rewind e andare magari a 15 anni cambierei sicuramente qualche cosa, però non è detto che cambiando anche qualcosa potrei ottenere più risultati, perché non è sempre detto, ci sono una variabile di situazioni, di cose che, come anche gli infortuni che vedo che alla fine sono all'ordine del giorno un po' per tutti, ti cambiano anche le dinamiche della preparazione, della vita e del vedere le cose in maniera differente anche. Assolutamente. Alessandro, io non lo chiedo ovviamente a Nicola, anche se l'hai già detto un po' prima. Nicola, dove può arrivare? Ma obiettivamente, al di là degli obiettivi che si è posto, tu l'hai già detto, può diventare un grande atleta e può arrivare a grandi risultati. È sulla strada giusta? Sì, sì, è assolutamente sulla strada giusta. C'è il potenziale, c'è la testa, è nell'età perfetta per arrivare a, come nel 2026, alle Olimpiadi. Già adesso ha dimostrato tanto comunque di essere fra il top al mondo,
per cui sicuramente non è arrivato al suo massimo, ma può dare ancora tantissimo. Ne sono sicuro, io con gli altri allenatori, comunque tutta la squadra lo sa, per cui sono sicuro che ci darà grosse emozioni. Nicola, per restare lì, i sacrifici che stai facendo ti stanno pesando. A 22 anni devi fare delle scelte, ti pesano queste scelte? Allora, no, è una cosa, pesare no. Ovvio sì. Che arrivi a un certo punto che mentalmente hai bisogno di staccare. Cioè io, tornando sempre al discorso quadruplo, perché è stata la sfida fisica e mentale più grossa sì. Come hai fatto fino adesso, io dopo quel trick lì io ho avuto bisogno di 2 settimane, 3 settimane proprio da staccare, non volevo saperne di proprio obiettivi così grossi. Poi dopo un po' ovviamente ritorni, perché è quello che mi tiene vivo, quello che mi fa andare avanti, cioè veramente andare avanti nel mio sport. E io a livello di obiettivi ho ancora tantissime cose che voglio fare, cioè proprio ce ne sono tanti, al di là dei risultati, tanti trick, e la vedo ancora lunga, ecco, sì. Ma i sacrifici, cioè quello che voglio capire, a 22 anni avere una carriera così importante, sono tante le cose a cui devi dire no. Ovvio, certo, fidanzata, ecco. Ovviamente è stato... ma c'è tempo per quello. Sì, quello ovviamente è difficile, infatti non dura, è difficile, non dura, però... Ma non penso che sia... cioè, no, nel senso che però... può essere una componente, ma vabbè. E poi ovviamente ci sono le altre cose. Io cerco di portare avanti ancora lo studio, per dirti. Molto certo. Difficile, però non mi piaceva l'idea di abbandonare del tutto lo studio, perché mi piace. E riesco a farlo... non benissimo, diciamo, sono iscritto all'Università di Trento, gestione aziendale, certo. C'è un programma per gli sportivi che mi permette di poter dare gli esami quando voglio, ovvio, okay. Però per il momento la mia priorità è lo sport, ovvio rinuncio a quella che può essere magari una seconda carriera, andare a pieno in una seconda carriera, però a me piace quello che sto facendo, mi va bene così. Magari non diventerò ricco con quello che sto facendo, certo. Ma non mi interessa, però sinceramente. Però adesso va bene così. No. Ultima domanda che faccio a tutti quanti, poi andiamo in conclusione. Partiamo da te, Nicola, che anno è stato per te il 2021? Allora, devo dire che fortunatamente, per quanto mi riguarda, bene o male io sono riuscito a fare quello che ho sempre fatto. Abbiamo avuto la fortuna di poter sciare quest'anno, a differenza di tanta altra gente che non ha potuto sciare, ho potuto fare quello che mi piaceva, ovvio tante restrizioni, sei sempre a fare tamponi, certo. Cose, limitate tanti contatti umani, al di là anche... non vivi a pieno anche la vita di squadra, perché devi stare attento a mille cose quando sei in appartamento con la squadra, però bene o male rispetto a tanta altra gente baciarsi le manine, perché ho continuato a fare quello che mi piaceva per quest'anno, a differenza dei ragazzi, dei miei coetanei, ecco. Bubo, per te il 2021 com'è andato? Ma il 2021 penso che sia di ripartenza, perché il 2021 sia un anno per ritornare quello che eravamo prima. Sarà dura, perché con uno stop così io mi metto nei panni degli atleti, li ho vissuti da telecronista facendo i commenti per la Coppa del Mondo, ma vedevo quello che si viveva dentro, sentivo quello che gli atleti provavano a essere staccati, a non far gruppo, a non potersi vedere, che anche in uno sport individuale, che può essere il suo, anche il fondo, è indispensabile il gruppo. E credo che il 2021 possa dare, e il 2022, perché dopo sì. le stagioni invernali sono a cavallo, certo. Possono essere una ripartenza, e potrebbe dare ancora di più, perché restando fermi, quando si parte di slancio così, magari si parte con uno slancio vincente. Quindi credo che... Quello che diceva un po' il presidente Malagò, che ho sentito qualche settimana fa a Padova, diceva sì, il 2021 finora è stato eccezionale per lo sport italiano, però non è ancora finita. Infatti. Perché ci sono tutti gli sport invernali e quelli potrebbero portare ancora medaglie e anche soddisfazione per... Ma infatti era quello che volevo, concludendo dicendo, quello che è successo nelle Olimpiadi estive. Adesso ripetere quello che è successo nelle Olimpiadi estive sarà quasi impossibile, però si va per vincere. Abbiamo visto eccellere in sport che prima ad oggi 100 metri, 4%, non avevamo mai fatto cose così eclatanti, è successo, quindi perché non deve succedere anche negli sport invernali? Noi siamo già forti, perché siamo, non è che veniamo da come dei 100 metri che dominavano gli americani, certo. Magari o,
Noi abbiamo una tradizione più importante. Abbiamo una tradizione importante negli sci, sì, nelle Olimpiadi invernali, quindi potremmo fare ancora di più e credo se facciamo ancora di più venga fuori qualcosa di grosso. Sì. Fare più di quello che abbiamo fatto anche solamente alle Olimpiadi scorse, insomma, credo che venga fuori qualcosa. Tutto sì, lo sport. Direi di proprio di sì. Guido, per te il 2021 com'è stato? È stato un anno costruttivo, positivo, perché anche se ci sono state tutte queste limitazioni, alla fine noi abbiamo portato a casa un mondiale e siamo venuti fuori da questo mondiale a testa alta. Io, anche con tutte queste limitazioni, ho vissuto ancora più a pieno la nascita di mio figlio, che è venuta nel settembre 2020, però mi sono potuto godere tanto di più il figlio stando più a casa, perché non si poteva andare da nessuna parte, quindi proprio facevamo anche queste considerazioni qua insieme alla mia ragazza, che alla fine siamo stati anche fortunati, perché stando tanto a casa hai la possibilità di viverti di più il figlio. Questa è una cosa bellissima. Poi il primo figlio ha 52 anni, come ho detto prima all'inizio, insomma, è la gioia più bella che ho vissuto in tutta la mia vita. In più si è imparato anche a fare, ha dato tanto nel mondo del business, del lavoro, il 2021, perché si è un po' imparato a lavorare da casa, produrre, portare a casa risultato anche non dovendo andare sul luogo del lavoro fisicamente e materialmente. Quindi io penso che questo 2021 ha insegnato tanto a tutti quanti ed è stato positivo, anche se non abbiamo potuto muoverci come eravamo abituati a fare fino a prima che succedesse tutto, che venisse fuori questa pandemia. Sei d'accordo col Bubo che questo fine d'anno può portare altre soddisfazioni per lo sport italiano grazie allo sci? Ci sono tanti atleti che hanno voglia di rivincita, infortunati che ritornano dopo infortuni importanti. Ci sono le potenzialità? Ma sì, adesso insomma la stagione sta partendo, adesso sicuramente nevicherà e sono tutti euforici e vogliosi di mettersi in gioco, di confrontarsi e sono convinto che ancora porteremo a casa, come ha detto poi dopo anche non solo Google, ma anche Malagò, ancora tanti, tanti grandi risultati prima di chiudere l'anno 2021 e sono convinto di questo. Dario, per te? Ah, per me è stato positivo, perché comunque i primi sei mesi a Terni abbiamo concluso con la vittoria del campionato. Ora mi sono riavvicinato a casa in una società dove ero già stato bene, e c'ero già stato per la felicità della famiglia di mia moglie, e quindi positivo. Ovvio che il calcio, i primi sei mesi, quando manca l'anno scorso, quando manca la parte del pubblico, ti toglie veramente tanto al di là delle categorie. E quindi dispiace, però diciamo che da adesso in poi sono sicuro che aumenterà sempre anche la percentuale di persone che possono entrare allo stadio, e più in generale per il calcio ma anche per lo sport è stato un anno meraviglioso. Senti, due parole, ma proprio due sul Verona, lo segui ancora? Cosa ti sembra quest'anno? Sì, l'Hellas lo seguo, perché poi adesso che ci sta giocando Montipò e c'è Cataldi, che è la Napoli che conosco, ogni tanto la guardo. Dispiace per Di Francesco, nel senso, comunque la squadra secondo me si esprimeva anche abbastanza bene. E, poi comunque una situazione di classifica comunque diciamo tranquilla. Non voglio portare sfortuna, però secondo me è una società che adesso starà in pianta stabile in Serie A, secondo me, per i prossimi anni, visto che comunque si è strutturata sia la squadra che la società. E niente, quindi dopo anche gli anni un po' bui di una decina d'anni fa, 7-8 anni fa, insomma, sono felice che sia tornata qua al livello che merita. Sei rimasto ancora legato a Verona, ai amici qui, sì? Sì, ancora qualche amico, un ragazzo che poi era un tifoso, abbiamo creato un'amicizia, lo sento ancora. Poi vabbè, adesso un po' che non lo sento, però una persona che stimavo tanto, che era Corrent,
di Verona, insomma, però alla città di Verona sono rimasto legato anche perché ero un ragazzino e mi avevano accolto da Dio. Bene, allora la prossima faremo una diretta e sarai qui con noi in presenza e non collegato in remoto, dai. Alessandro, chiudiamo con te, per te che anno è stato il 2021? Che atleti hai visto e soprattutto che atleti hai allenato? Perché il ruolo dell'allenatore 2021, dopo il periodo di lockdown e di Covid, limitazione Covid, è cambiato anche il ruolo dell'allenatore. Sì, diciamo che per noi fortunatamente la stagione non è che è stata una stagione totalmente diversa dalle altre. È stata cancellata qualche Coppa del Mondo, però tutto il resto, fra gli allenamenti o le trasferte, noi comunque ci siamo potuti muovere sia in Italia che all'estero senza limitazioni pazzesche. Gli allenamenti li abbiamo fatti comunque tanti, sia in Italia che in Svizzera, dove non c'erano praticamente limitazioni per gli impianti, mentre in Italia siamo stati sempre a Livigno, dove c'era il Mottolino, un park molto bello, che era aperto ovviamente solo per squadre nazionali, atlete professionisti o sci club, snowboard club. Per cui direi che per noi come squadra nazionale la stagione è stata una buona stagione, sia di risultati che anche di progressione della tecnica e dell'allenamento per i ragazzi. Quest'anno confido che sarà una stagione ancora migliore da tutti i punti di vista. E basta, speriamo che nevichi presto, che così possiamo già iniziare ad allenarci senza dover andare nei ghiacciai. Sì. E via. E allora, attendendo la neve e con tutti i propositi buoni, perché a questo punto sfruttiamo la chiusura positiva del 2000, positiva nel senso buono del termine, del 2021 verso il 2022, io vi saluto e vi ringrazio Nicola Liviero, grazie Nicola e in bocca al lupo per tutto, veramente continua a crescere così che ci porterai soddisfazioni sicuramente, sì, ne siamo tutti convinti. Fulvio Balbusa, grazie Bubo, ricordiamo il libro Randagio, insomma. Volevo far leggere una frase che c'è dietro, sì. a Nicola. Metti il microfono. Perdi solo quando ti arrendi. Ecco, e questo deve essere il mio augurio da parte mia per Nicola, per tutti quelli che, perché è arrivati fuori da questo anno così tribulato, anche questa frase può essere d'aiuto a tutti. Per tutti, esatto. Per Nicola a livello sportivo, ma per tutti, esatto, noi, per la vita in generale. Ghedo, Cristian Gadina, grazie di essere stato ancora con noi. Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto e buona serata e alla prossima allora. Ci vediamo ancora, un abbraccio al bimbo e fallo crescere bene, portalo appena viene giù la neve, portalo ovviamente sulla neve a prendere confidenza, ma penso ha già preso confidenza con la neve, sì. Sporta 360, chi più ne ha più ne metto, gli facciamo fare di tutto. Speriamo che non sia come il papà, che sia un po' più tranquillo, dai, facciamo. È preoccupata la mamma, però, vabbè, dai. Immagino, grazie Ghedo, grazie. Grazie Alessandro Venusi, allenatore della Nazionale, grazie. Poi ragazzi. In bocca al lupo per tutto, veramente. Un saluto a tutti. Grazie e ultimo non ultimo, grazie Dario Bergamelli, in bocca al lupo per la tua app, ne parleremo anche sul prossimo numero di Sport di Più, quindi ti promuoviamo volentieri questa bella iniziativa. Dedicata al mondo del calcio e tutti coloro che vogliono trovare un impiego o una possibilità nel mondo del calcio. Grazie a Dario. Grazie a voi, Crepi Lupo, gentilissimi davvero, è stato un piacere. Alla prossima e a questo punto ringrazio ovviamente voi che ci avete seguito, vi do appuntamento alla settimana prossima, seguiteci sui nostri social per le prossime indicazioni, per la prossima diretta e ultimo ringraziamento ovviamente ad Avelia per la diretta e un attimo sì, dalla regia ci dicono il prossimo appuntamento è già domani mattina alle 9, faremo una cosa un po' particolare, colazione con il capitano di Verona Rugby direttamente dal Paianini Center, quindi un caffè e un cappuccino e un cornetto con il capitano della squadra
di Serie A di Rugby di Verona. Grazie ancora per averci seguito, buonanotte a tutti. Ciao.